Ieri, venerdì 22 novembre, in via Bertania Pezze di Greco è stata presentata la prima delle 14 isole ecologiche automatizzate che andranno ad integrare la raccolta porta a porta dei rifiuti. Il sindaco Francesco Zaccaria, con l'assessore all'ambiente Gianluca Cisternino, il vice sindaco Giovanni Cisternino e il consigliere Tonio Zizzi hanno inaugurato l'isola ecologica automatizzata che permetterà il deposito dei vari rifiuti differenziati grazie alla tessera elettronica che in questi giorni i cittadini fasanesi stanno ritirando insieme al kit di bidoni. Il responsabile della comunicazione della GL Plast, Paolo Perrone, ci ha mostrato il funzionamento, specificando che tutto è automatizzato e controllato dalle telecamere di sicurezza. Il tutto a impatto zero, in quanto le isole ecologiche si autoalimentano grazie ai pannelli solari. Le isole ecologiche saranno posizionate nelle seguenti vie: a Fasano, in via dell'Agricoltura, nella zona industriale; via della Vittoria, nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo; via Attoma, nella rientranza della sede stradale; e in via Gramsci, nei pressi della Polimedica; a Pozzo Faceto, in via delle Croci; a Speziale, in via Lecce, nei pressi del posto auto elettriche; a Pezze di Greco, in via Bertrami, nei pressi degli edifici scolastici; a Montalbano, in via Vittorio Carparelli, incrocio La Mesa; a Torre Canne, in via del Faro, nei pressi della rotatoria d'ingresso; a Savelletri, in via Accademia Navale di Livorno; alla Selva di Fasano, in viale del Lecce, nella zona di Barapollo; a Laureto, in viale Torre delle Guardie, vicino al Fabbro; in largo Stazione, per la zona della stazione; e per Cocolicchio, Canale di Pirro e Monte Abele, in via Bosco Tallinaro. Le isole ecologiche saranno utilizzabili H24. Finalmente le nuove isole ecologiche a Fasano, hanno spiegato i tecnici che è tutto automatizzato e con energia autoprodotta dai pannelli solari. Finalmente vediamo qualcosa di veramente innovativo qui a Fasano per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e la differenziata. Sì, abbiamo deciso di implementare il servizio del porta a porta con la presenza di isole ecologiche sparse in tutto il territorio cittadino. Le isole, come hai già anticipato, sono automatizzate, funzioneranno grazie all'ecotessera che va ritirata entro il 28 di novembre. Abbiamo deciso quindi di dare un'ulteriore possibilità ai cittadini per conferire i loro rifiuti. Le isole potranno essere utilizzate tutti i giorni in qualsiasi ora. L'unica accortezza è quella di utilizzare la tessera. Ci sono i vari comparti per differenziare, quindi uno strumento che arricchisce le possibilità che i cittadini avranno per conferire i loro rifiuti. Continua l'ammodernamento del servizio di raccolta rifiuti, un passo avanti notevole per facilitare il lavoro ai cittadini. Sì, sicuramente l'introduzione delle isole ecologiche automatizzate che saranno aperte tramite la tessera che tutti i cittadini stanno ritirando in questi giorni è la vera novità di questo nuovo appalto della gara ponte che abbiamo intrapreso a Fasano. E sicuramente darà la possibilità a tutti i cittadini di poter conferire 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i rifiuti, differenziandoli in modo corretto, così che possano, diciamo, disfarsene in tutte le giornate in cui vogliono, anche la domenica, il sabato, perché col nuovo servizio ci saranno delle rimodulazioni rispetto al porta a porta che, ci tengo a ribadire, rimarrà in essere, solo che sarà redistribuito, e cercheremo con le nuove isole ecologiche, col CCR che sarà potenziato anche con una premialità per i cittadini, di dare un nuovo servizio e una nuova visione della raccolta di rifiuti a Fasano, in modo da rendere la nostra cittadina sempre più alta nella percentuale di raccolta differenziata e sempre più al passo con i tempi, diciamo, che non sono una cosa moderna, sono l'attualità, anzi siamo già in ritardo e cercheremo di recuperare tutto quello che abbiamo perso negli anni scorsi. Nel CCR ci sarà la premialità,
mentre qui non viene pesata con le isole ecologiche la raccolta. Allora, questo è il primo step, sicuramente il CCR partirà immediatamente, qui è tutto organizzato perché affinché fra qualche anno, fra qualche mese, in base a come risponderà la cittadinanza, si potrà con un altro macchinario che verrà posto a fianco all'isola ecologica, prima di introdurlo, pesarlo e con un adesivo come avviene nei supermercati ci sarà la quantità precisa di quello che il cittadino immette, però questo è uno step successivo e tutto è stato organizzato in modo tale da non avere dei passaggi a vuoto e non perdere nulla nel percorso che ci porterà ad avere la tariffazione puntuale della nostra cittadinanza.